Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, finalmente un video sui bio preferiti del periodo. Era un pezzo che non vi facevo questo video, in collaborazione con la mia amica Michela, a cui mando un grosso bacio. Giù nell'info box trovate i link di entrambe. Andate a vedere ovviamente anche i loro video, vi proporranno i loro bio preferiti del periodo. Sapete il mio amore smisurato per i prodotti bio o bomboninci. Spesso mi viene chiesto, ma non capiamo di che cosa parla il tuo canale. Come si fa a non capire di cosa parla il mio canale? Parla un po' di tutto, è vero, il mondo di Sara è un po' vasto, parlo di profumi tantissimo, parlo di borse, parlo di Tiffany, ma tanto e per lo più parlo di bio, di prodotti bomboninci. Vi ho fatto un video dove vi parlo di come non farsi fregare, di come leggere le etichette che vi lascio su nelle schede. Se vi fa piacere vi faccio anche un video sui 15 ingredienti assolutamente da evitare, che ci saltano subito all'occhio nei prodotti. Ho intenzione insomma di farvelo, se vi fa piacere ditemelo. Ancora un grosso bacio a Michela e vi lascio il link giù nell'info box, andate a vedere anche i loro video così vediamo cosa ci propongono. Iniziamo subito con i bio preferiti del periodo. Parlo subito di un balsamo labbra. Un balsamo labbra, non credo di avervene mai parlato. Vabbè, comunque, se ve ne ho parlato, ve ne ho già parlato, ma non credo perché non lo sto utilizzando da molto. Un balsamo labbra di Fatti a Mano, a mandorle dolci, anice e menta. Eccolo qui di Fatti a Mano, che mi idrata veramente tantissimo le labbra. Questi prodotti Fatti a Mano li trovate credo su vari e-commerce. Questo proprio ha un profumo di anice impressionante, ma quando lo andate a stendere sulle labbra, oltre a farvi un super effetto di labbra super morbide, va anche a rinfrescarvi, vi rende proprio le labbra fresche perché contiene la menta, quindi adattissimo a questo periodo primavera-estate se vogliamo rinfrescarci. Il balsamo labbra secondo me è un mai senza di tutto l'anno e il periodo invernale le labbra tendono a scricurarsi, il periodo estivo magari per il sole la salsedine tendono a seccarsi. E quindi io sono sempre con i balsami labbra a portata di mano e questo di Fatti a Mano, secondo me veramente merita, idrata tantissimo le labbra e le rende morbide per molto tempo. Io lo utilizzo anche quando devo mettere le tinte labbra perché le tinte labbra tendono a seccare. So che se metto questo mi rimangono belle idratate. Questo olietto di Balm che trovate anche su Ecoverde. Io l'ho ricevuto nella box di Lovelula. Vi lascio su nelle schede qualche spacchettamento box. Voglio riprendere assolutamente queste box di Lovelula perché mi hanno fatto scoprire delle chicche incredibili e una di queste chicche è questo Balm. È adatto a tutti i tipi di pelle, rinnova e rinfresca l'epidermide, contiene oli biologici pregiati, mantiene la pelle sana. Questo leggero olio viso con i principi attivi dell'incenso può essere tranquillamente utilizzato sia la mattina che la sera, nutre e protegge, ripristina l'equilibrio naturale della pelle. L'incenso è noto per i suoi effetti ringiovanenti, rende la pelle levigata, dona volume e assottiglia le piccole rughe sottili. L'olio di pompelmo presente nella composizione ha proprietà rinfrescanti, dona un colorito sano e un aroma fruttato. In realtà si avverte tantissimo quando lo vado a mettere, io avverto tantissimo tipo arancia, si sente tipo una profumazione quando lo andate a stendere sul viso, avvertite proprio una profumazione agrumata. Forse sarà il pompelmo. Nell'inci che cosa troviamo? Troviamo rosa canina, olio di jojoba, olio di frutti,
olio di limone, quindi ecco perché avverto questo profumo un po' agrumato. Poi c'è il pompelmo, quindi ecco perché di questa profumazione un po' agrumata. Costa, perché non lo dico, cioè nel senso che avendolo preso io costa, su Eccoverde costa più o meno su 18 euro, 17,50 euro. Io vado ad utilizzarlo la sera, prevalentemente la sera mi strucco, dopo aver deterso la pelle, essermi struccata, questo contiene il contagocce. Vado a metterne alcune gocce con il viso inumidito e lo stendo su tutto il viso, contorno occhi, contorno labbra, collo, eccetera, eccetera. Mi piace un sacco perché mi va ad idratare tantissimo la pelle. Dopo un po' si asciuga, quindi secondo me, contenendo olio di limone, olio di pompelmo, eccetera, va ad essere validissimo per tutti i tipi di pelle. Vero è che se abbiamo una pelle super super grassa, sono sempre oli. Ovviamente si tende a ridurre tantissimo l'utilizzo di oli, ma se abbiamo una pelle secca, una pelle mista, una pelle che ne so, mista, zone, magari zone dove è più grassa, zone dove è più secca, secondo me è perfetto. Si stende bene, io lo stendo aiutandomi con l'acqua termale perché vado a creare proprio una sorta di massaggio su tutto il viso, su tutto il contorno occhi, ad aiutare proprio tutta la microcircolazione. E la mattina mi sveglio con un colorito più luminoso, più bello, più intenso. È un top, veramente ve lo super consiglio. Crema che mi sta piacendo tanto è questa Shine Idrogel Viso e Décolleté della Saponaria. La sto utilizzando soprattutto in questo periodo perché Shine mi va a fare proprio un effetto luminoso. Io vi devo dire la verità, la utilizzo spesso anche come primer perché mi fa anche una sorta di effetto primer, mi nutre la pelle, me la rende luminosa e mi fa durare anche di più il make-up. Ovviamente è una crema idratante, quindi illuminante ed idratante, idrata ed ha anche un'azione anti-age con acido ialuronico, estratti di semi di tamarindo, acqua costituzionale di melissa. Quindi io a volte vado a fare tutti i miei normali passaggi, quindi siero e crema. Poi, prima di applicare il mio fondotinta, vado a metterci un po' di shine che mi idrata, perché io avendo una pelle secca, alcuni fondotinta tendono a seccarmi, soprattutto se poi utilizzo dei fondotinta che non sono bio o non hanno un buon ICI, ma sono magari dei fondi siliconici. E vado ad utilizzare magari in quel contesto un fondo siliconico che mi secca ancora di più la pelle. Shine è una mano santa. Se cercate una crema, ecco, per quest'estate che vi renda il viso più luminoso, vi funga anche come effetto primer, ma sia comunque idratante, quindi potete metterla anche da sola prima di truccarvi, andate ad applicare questa perché comunque è un anti-age, una crema idratante ed illuminante. Se avete anche la pelle grassa, per intenderci, è super super top per quest'estate, quindi veramente ve la consiglio, è da 50 ml, da una pau di 6 mesi. Poi, un altro mio top del periodo sono questi cristalli naturali per capelli castani di Alchemilla. Ho sentito parlare benissimo anche dello shampoo e del balsamo che voglio assolutamente provare. Questi sono i cristalli per capelli castani, ma ci sono anche per capelli biondi e se non mi sbaglio anche per le rosse. Fanno un profumo spettacolare. Io vado ad utilizzarli dopo aver fatto lo shampoo, dopo aver asciugato i capelli, dopo tutto ciò metto i cristalli sui capelli, mi vanno a fare un effetto luminoso, mi ammorbidiscono i capelli. Poi Alchemilla io adoro come brand, veramente adoro come brand Alchemilla, mi piace tanto, sono molto disponibili, anche il customer è veramente molto disponibile perché ho avuto dei problemi con un contorno occhi, ho chiamato in 3 secondi e me ne hanno mandato un altro. Altri brand che onestamente ci sono rimasta un po' maluccio, no, mandami la foto, cioè, ho avuto un problema con un pennello che mi perdeva tutte le setole, mandami le foto, dopo che gli ho mandato le foto, no, ma adesso ti mando un corriere, mi faccio prendere il pennello, lo vediamo, poi decidiamo.
decidiamo, ma che cavolo c'è da decidere? Se ti sto dicendo che l'ho comprato da un mese e mezzo e sto pennello mi perde tutte le sere, ma ce l'hai lo scontrino? Ma secondo te, da 2 mesi che ho il pennello mi sono conservata lo scontrino? Stendiamo un piumone peloso, ragazze, veramente. Comunque, mi sono veramente arrabbiata. Infatti non li ho neanche più contattati. Non fa niente, il pennello lo butto via e mi compro qualcos'altro. Cioè, io odio queste cose. Alchemilla invece è superlativa. Ho avuto un problema con un contorno occhio chiamato. Qual è il problema? Ok, è rotto, te lo spieghiamo subito senza neanche farsi mandare le foto. Cioè, veramente superlativi. Adoro Alchemilla al 100% e fa dei prodotti validissimi, tra cui questo di cristalli liquidi. Se avete provato questi cristalli liquidi, fatemi sapere come vi siete trovati. Ovviamente fatemi sapere come vi siete trovati con tutti i prodotti che vi sto mostrando. Se avete provato lo shampoo e il balsamo, fatemi sapere. Ho sentito tutti i pareri positivi e voglio provarlo. Poi, questo ombretto, che è un ombretto di neve, che si chiama Propesi, che ho messo anche oggi, mi piace tantissimo, è super glitterato, fa un effetto molto bello, nonostante è sui toni dell'oro marrone, poi dorato marrone, cioè veramente è molto molto bello, vedete, fa queste variazioni di colore, che per quest'estate secondo me sono proprio magnifiche. Questo effetto un po' bagnato, molto molto glamour secondo me, che mi piace un sacco, quindi sto adorando Propesi e credo che me lo porterò per tutta l'estate. Secondo me potrebbe andare bene anche usato leggero 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 sui zigomi, perché fa questo effetto terra, glow, cioè io amo l'effetto glow, ragazze, infatti sto a mettere illuminante sempre come se non ci fosse un domani. E proprio sì, mi piace sia sugli zigomi, messo ovviamente con cautela, e sugli occhi è spettacolare, fa tutti questi effetti di luce a seconda di come lo vedete. Sto utilizzando anche tantissimo questa palette di Mulac, la palette, la contour in crema. In realtà io ho trovato un uso alternativo. Questi prodotti di Mulac hanno tutti comunque un buon inci, non sono bio ma hanno un buon inci. Io ho trovato un uso alternativo soprattutto a questi colori sopra, quindi questi più chiari, quelli sotto no. Però spesso quando vado a mettere dei fondi un po' più coprenti, diciamo così, magari delle BB cream, e voglio un effetto un po' più coprente, con l'aiuto della Beauty Blender vado a miscelare un po' di questi, avendo io un sottotono giallo, vado a miscelare un po' di questi correttori, e nelle zone in cui voglio coprire mi fa veramente un effetto fantastico. Quindi in questo periodo veramente uno dei miei preferiti, nonostante, ripeto, è un uso alternativo, perché non la sto usando come palette per il contouring, ma come zone, magari, ecco, zone più chiare, perché a me piace tanto l'effetto più chiaro qui, come correttore, come un mix di correttori per aiutarmi a coprire le imperfezioni, se ho delle imperfezioni e utilizzo magari un fondo più meno coprente, ho una BB cream ma voglio andare a intensificare e a fare un effetto molto più coprente, sono veramente dei super top, e quindi mi sta piacendo. Voglio assolutamente comprare, e penso che la comprerò a breve perché ne ho sentito parlare benissimo, e tra l'altro quella di Nabla mi è praticamente quasi terminata e all'osso, la palette per il contouring in polvere, assolutamente di Mulac, la voglio comprare. Anzi, ragazze, se avete altre palette di oltre la Nabla, ovviamente, oltre quella di Nabla, palette che contengo per il contouring in polvere, che hanno sia terre che illuminanti con buon inci, mi raccomando, lasciatemelo scritto giù nei messaggi, perché sono alla ricerca matta e disperata come alternativa, perché vorrei prendere quella di Mulac, però voglio vedere anche se trovo qualche alternativa, una palette, pure che la devo comporre io, non c'è problema, di terre ed illuminanti. Ultima crema che mi sta, vedete che mi abbassa in continuazione perché prendo le cose, è questa crema di Light Bare, credo che si pronunci così, se non si pronunci così scusatemi, ma io all'inglese abbiamo qualche problema. Anche questa trovata nella box di Lovenula, costa più o meno intorno ai 10 euro, è una crema anti-age, è una crema molto ricca, è una crema che utilizzo
utilizzo sia mattina che sera. Mi piace un sacco, si stende bene, non fa scia bianca, praticamente è quasi finita. Ha una profumazione agrumata, si avverte tantissimo il profumo di agrumi. Come primo ingrediente all'aloe, quindi va ad essere a succo d'aloe spremuto, ottimo anti-age, adatto a tutte le età. Veramente adatto a tutte le età. Essendo una crema ricca, pensavo potesse risultare un po' pesante, invece nonostante una crema ricca, adatta secondo me alle pelli secche e alle pelli miste, credo non adatta alle pelli grasse, però per chi ha come me pelli secche, molto secche, pelli miste, pelli a zone, è un super super adatto. È anche è una crema anti-age, costa pochissimo, costa intorno a 10 euro, molto valida, come vi dicevo si asciuga subito nonostante molto ricca, non fa scia bianca, mi va a nutrire tanto la pelle. Io che non bevo molto, quindi soffro anche un po' di disidratazione della pelle, è un toccasana. Vado ad applicarla anche quando metto fondi che so che non sono adattissimi per una pelle secca, mi va veramente a nutrire e la adoro. Poi per il prezzo che ha è fenomenale, è veramente fenomenale. La trovate online, se non mi sbaglio la trovate su diversi siti, nonostante vi ripeto l'ho ricevuta in una box di Lovelola, ma la trovate su diversi siti. Io giù nell'info box, oltre a lasciarvi il link di Michele, mette tutti questi prodotti che ho utilizzato e i nomi a fianco, così se cercate qualche prodotto in particolare lo trovate subito. Io spero che questo mio video vi sia piaciuto, ditemi se volete vedere i video preferiti più spesso, prima lo facevo tutti i mesi, poi ho un po' stoppato. Se volete che riprendo questa tipologia tutti i mesi, sapete che io adoro e utilizzo per il 90% solo prodotti bio, quindi non mi può fare altro che piacere farvi questa tipologia di video. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, commentatemi. Io adoro i vostri commenti, fatemi sapere se avete provato qualche prodotto, se mi volete consigliare qualcosa, mi raccomando commentatemi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, mando ancora un grosso bacio a Michele e a Fortuna, passate a vedere anche i loro video. Ciao!